Eccoci in studio, altro giro, altri ospiti. Abbiamo parlato di badminton nell'anteprima, adesso parliamo di calcio e lo facciamo con Fabio Ferlito, nostro opinionista. Buonasera Fabio, come stai? Buonasera, sto benissimo, spero che stiano bene anche i nostri tifosi che sono stati alleggeriti dal peso, diciamo, di una conduzione che stava portandoci verso Il il declino? Una declino, che crisi? invece questa bella partita, insomma, ci voleva. Ritorna con noi dopo qualche settimana Mario Conti, tifoso del Catania, non ama essere definito E che opinionista. tiene a non dire non sono opinionista. Assolutamente. Buonasera, ciao Fabio, ciao Oh, Roberto. vi Posso chiedo salutare la persona speciale di questo studio, l'unica, la nostra della regista, struttura. di tutta la struttura, di tutta la televisione del globo. Sì. Ciao a Lucy Gullotta. Benissimo. Che Lucy merita. ringraziamo per il suo Per la paziente sua e pazienza. meticoloso lavoro in scrittura di regia. Allora, detto questo, salutiamo anche la redazione, visto che ci siamo, Assolutamente. di Sicra Press e coloro che ci seguono su Rai TV, canale 18 del Digitale Terrestre, ogni lunedì sera alle 21 e poi il martedì alle 12 in replica. Poi i contenuti della nostra trasmissione li trovate sui social spacchettati, non è un brutto termine, è un termine proprio professionale relativo al giornalismo. Partiamo subito da Fabio Ferlito perché ha ricevuto sollecitazioni, ha ricevuto diciamo anche qualche domanda, Quesiti, quesiti a domande e considerazioni di proposito di pensiero. Catania, partendo dal Catania, perché Sì. noi oggi vogliamo impostare la trasmissione, questo spazio dedicato al Catania, sala stampa si parla del Catania in questo momento, guardando oltre, cioè il miracolo sotto l'albero abbiamo intitolato, perché? Perché mancano 5 partite da qui al 22-23, quando poi il campionato celebrerà l'ultima giornata dell'anno solare, e ci sono 7 punti da recuperare sulla prima. Dico, vediamo se col derby, col Trapani, è arrivata la svolta, la molla psicologica e non soltanto. Potrebbe accadere. Fabio Comunque, Ferlito. io ripeto, approfitto del tuo invito perché, siccome ho comunicato in maniera molto sintetica qualcosa ai miei amici e a chi mi chiama, a chi mi chiede pareri, e allora lo vorrei ripetere oggi quello che ho detto, che ho già scritto e che in maniera da dire l'ho detto, non posso tornare più indietro. Quindi, se permetti, leggo quello che ho scritto Certo. agli amici. Le questioni dentro e fuori dal campo rappresentano il reale problema di questa società. Spero fortemente, da tifoso vero del Catania, che il direttore Faggiano e per competenze specifiche il tecnico toscano sappiano mantenere saldo il gruppo, riuscendo a dare le necessarie garanzie affinché notizie, illazioni e giudizi formulati per via deduttiva possano essere sgomberati dalle menti di coloro che devono rimanere concentrati sull'obiettivo prettamente sportivo. Perché ho detto questo e sto approfittando della tua cortesia per ribadire un concetto che ho scritto ad amici e detto? Perché sono pienamente convinto che non si tratta di disattenzione, di cattiva volontà da parte dei giocatori. Io credo che ci siano dei venti e delle situazioni che fanno sì che ai giocatori arrivino una serie di notizie vere e false. Non sto qui a giudicare, non voglio mettere come dire, il pepe sulla ferita. Dico solo che, siccome Catania è una città grande dove c'è un pubblico eccezionale, dove c'è un pubblico caloroso e un pubblico che vuole riportare Catania laddove meriterebbe, guardavo la partita della capolista. No, ti dico solo una cosa: Del del Benevento. Benevento, il cronista diceva: eccezionale presenza di 8.000 spettatori, cioè 8.000 spettatori per noi sono nulla, quindi il Catania Li dovrebbe facciamo il giovedì assolutamente. durante la partita Sì, d'allenamento, no, in ma famiglia. dico allora, il Catania deve sicuramente riuscire a superare questo impasse, però quello che è importante è che ai giocatori non pervengano una serie di notizie, una serie di illazioni, una serie di ipotesi che non fanno bene, quindi Faggiano dovrebbe purtroppo. Diciamo la salute in questo periodo gli ha creato dei problemi, ma dovrebbe riuscire assieme alla parte tecnica del nostro allenatore toscano a tenerli a pensare solo a fare quello che sanno fare, e cosa come hanno dimostrato di fare contro il Trapani.
Allora, bisogna leggere anche bene attraverso le parole. Hai visto che sono stato bravo, non ho interrotto, mai ho ascoltato, ecco, e sono assolutamente leggere... in disaccordo con tutto quello che ha detto Fabio. Sei in disaccordo, ma nella sei. Maniera più assoluta. È il bello del perché. Confronto. No, ti spiego perché Fabio è un caro amico, una persona che ne capisce moltissimo di calcio, io invece sono il classico ignorante della strada. Allora, questo tenere sotto la campana di vetro dei ragazzi straviziati, non i giocatori del Catania, in genere, perché se nessuno li andasse a guardare, questi potrebbero morire di fame, perché nella vita difficilmente riuscirebbero a fare qualcosa oltre che a fare un uovo fritto. Questo lo voglio sottolineare, visto che io vengo dalla gavetta quella durissima, come tutti qua dentro. Quindi tenerli sotto una campana di vetro, stiamo parlando di ragazzi 20-35 anni che vivono tutta la loro vita nell'agiatezza, nella bambagia, quindi se vengono a scegliere una piazza come Catania, vengono a sposare oneri e onori. Anch'io ieri ho visto la partita del Benevento e ti dico, apro parentesi, per me in questo momento sono due compagini che sono molto superiori al Catania, per tecnica, per tattica, per motivazioni, per tantissime cose. Anch'io ho osservato il pubblico, però se dovessimo andare con il pubblico, giocherebbe in Serie A, vincerebbe la Coppa dei Campioni solamente il Galatasaray, la Stella Rossa a Belgrado, il Borussia Dortmund e il Barcellona, tutte le altre, perché ci sono squadre che fanno pochissime presenze. Ho visto che c'erano ampi spazi sugli spalti, uso un termine arcaico, era mezzo vuoto, ma anche a Catania, ragazzi, vedete che i dati che danno sono compresi gli abbonati, perché io ero allo stadio in Curva Sud, la tribuna B secondo me non contava più di 1200 presenze, non c'erano 1200 presenze allo stadio solamente nella tribuna B. Le curve, bene o male, la nord strapiena, la sud un po' meno, la tribuna A non la guardo perché ce la fai, comunque in tribuna A non penso che paghino tutti, diciamocelo chiaro, ragazzi. No, ci vanno pochi che pagano come il sottoscritto. Come il deficiente, come poi, il sottoscritto. Tutti quanti che sono felici. Posso di essere usare un termine, sì. Allippatori presenzialisti, io li chiamo così. Sì. Quindi il tifoso non ha mai vinto. Il tenere sotto questa campana di vetro dei giocatori è un discorso che a me non piace, perché come sono bravi a baciarsi la maglia, non possono frignare. Perché mi è piaciuta la partita di venerdì? Vado subito alla partita. Indipendentemente dal risultato, anche se avesse perduto il Catania, ho pareggiato, per me non avrebbe cambiato il mio giudizio, perché ci hanno messo il cuore. Il campo scivoloso ha provocato un sacco di straforcioni, compreso il rigore e l'occasione ghiotta di stoppa. E perché? Perché quello è scivolato, ma anche i giocatori del Catania sono scivolati due volte. C'è stata un'uscita sanguinosissima di Jimenez che ha tagliato fuori tutta la nostra squadra. Il calcio è bello perché ci sono gli errori, perché sennò le partite, diceva qualche maestro, finirebbero tutte 0-0. Tutte 0-0. A me è piaciuta la partita perfetta. La partita perfetta per chi fa calcio, perché me che venga a vedere preferisco un Catania Trapani con il rigore sbagliato, con le palle sotto rete, ma almeno sotto rete ci sei andato. Quindi significa che... Hai tirato. Lasciamo stare che Mondato non ne sta azzeccando uno e possiamo parafrasare chiunque. È il momento. Però di contro abbiamo trovato un grandissimo giocatore, uno stoccatore su cui nessuno, e dico nessuno, scommetteva che è come inglese. Perché se a Catania un motivo c'è, perché è un giocatore chiaramente molto più dotato degli altri. Sa dove... Oggi scambiavo un parere con una persona molto autorevole della stampa e mi diceva: Mario, però ancora fisicamente non c'è, però sa dove va a cadere la palla. Giustissima osservazione, perché questo ragazzo starà recuperando da qualche grosso problema. Sì. Ha fatto sei reti, va bene, non mi spiego del perché il rigore non l'abbia battuto lui, ma mi è piaciuta molto la reazione di Castellini all'errore, mi è piaciuta molto, una reazione da uomo. Vabbè, poi potevamo anche pareggiare. Sono d'accordo. Velocissimo, su ho un contributo. Probabilmente sì. Mi sono espresso male, guarda che non parlavo di bambaggio, di chiudere nella cassa i giocatori. No, è che ai giocatori arrivano. Fabio, da quando è che ci sono i social? Ci sono 9.000. Allora, una volta ti dico: sì. Ti tiro in causa il signore quelle mie sinistre. C'era Antenna Sicilia, c'erano quei 7. Lo so. C'era Lodato, Techini, Provini, La Rosa. Erano 6-7 quelli che si occupavano. Adesso chiunque, ne esce uno da scuola media, tesserino, e fa il giornalista. Mi dispiace dirlo, ho dovuto dirlo un sacco di volte.
parla anche gente non adeguata per il Catania, sì, me ne prendo tutte le responsabilità. No, 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 è così. Ma no, dicevo anche a De Chines una cosa fiduciosa, ma almeno sapevo che aveva contezza della materia. Sì, ma se quando ai giocatori arrivano tante notizie che non sono solo gioca bene, gioca ma male. Ma giocatore, allora vado a leggersi qualche bel libro anziché di cazzeggiare sui social. La cosa brutta. Calibra non se ne legge. Gli arrivano delle notizie. Il presidente è fuggito, la società non c'è. Queste sono cose che fanno male. Che il giocatore dice. Però Fabio, il punto di penalizzazione non se l'è inventato né Lucy Gullotta né Mario Conti e nemmeno Umberto De Chiri. Anche io, allora fai pure il mio nome. Okay. Ecco. Allora sentiamo subito i tifosi, allora, così andiamo a sentire il termometro che si è registrato dopo questo successo per 2-1 contro il Trapani. Il Catania arrivava da 5 partite e 3 punti appena conquistati. Sassa Santissimo. Il Catania dopo più di un mese ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico contro il Trapani battendolo per 2-1 grazie ai gol di Castellini e Inglese. I tifosi così ritrovano il sorriso e anche la speranza, ma andiamoli a sentire all'uscita dallo stadio. È una prestazione decente, ottima la posizione di Jimenez come Cianaloglu, quindi speriamo bene. Un grande Catania, sempre e comunque, noi quattro tifiamo sempre Catania. Sempre e solo Catania. Il nostro rammarico sono le due partite in casa, Latina e Messina. Punti, uno che ci hanno tolto eravamo a 29, stessi punti del Benevento, peccato. Bellissima, spero che continuino a giocare così, perché hanno avuto quella grinta che mi aspettavo, hanno affrontato la partita con quel piglio che cercavamo da sempre e oggi devo dire non c'è nulla da rimproverare. Hanno fatto questo regalo, complimenti per la sportività, un saluto anche al presidente Antonini e auguriamo un bel campionato, spero io, Catania primo e Trapani secondo. Usciamo contenti, però in 6 partite è troppo poco, solo una vittoria, speriamo bene. I ragazzi, faccio complimenti al mister Toscano perché buono un po' riesce sempre a mettere in campo bene, e vorrei fare un complimento alle doti tecniche di Castellini che abbiamo visto rigore che solo Sasà ha battuto meglio. Forza Trapani, forza Catania. Abbiamo attraversato un periodo troppo buio, Toscano è riuscito a far uscire il meglio da questi ragazzi. Veramente mi ha impressionato oggi Dzeko, che l'abbiamo visto dal primo minuto, ha giocato benissimo, veramente. Mi dispiace per l'infortunio, spero nulla di grave. Per il resto la squadra oggi ha dimostrato grandi cose, speriamo di continuare così. Cosa la vittoria di stasera? Anche perché si arriva con un altro piglio ad Avellino, già affrontare l'Avellino con una vittoria in casa già fa tanto. Con questo andazzo, perché le prime partite diciamo sono state svolte egregiamente, poi c'è stata questa mini crisi, adesso dobbiamo continuare con questa striscia. Ora testa ad Avellino e speriamo di vincere. Cosa poter dire? Neanche a Castellini gli rimprovo il rigore perché poi ha giocato una grande partita, anche già devo dire. Mi ha entusiasmato vederlo giocare, ho visto una squadra che forse oggi ha dato quel sentore che forse ci possiamo veramente sperare. Finalmente c'è stata questa benedetta vittoria. Allora, mi dovete spiegare solo una cosa, se il Trapani deve vincere il campionato, il Catania vincerà la Coppa dei Campioni. Perché veramente una squadra completamente al di sotto del Catania. Abbiamo giocato una bellissima partita e abbiamo meritato di vincere, anzi dovevamo vincere con più gol. Speriamo ne facciamo tante queste partite. Beh, è stata una bellissima partita, due belle tifoserie, questa è la cosa più importante. È stata una festa sugli spalti, anche sul campo. Il Catania ha meritato, a mio avviso, di vincere. Hanno giocato bene e il risultato è stato giusto. Però manca sempre un attaccante di punta, che quest'ora abbiamo solo l'inglese solo che sta soffrendo, e allora ho bisogno di un'altra punta di qualità a gennaio. Forza Catania! Questi dunque i tifosi all'uscita dallo stadio, non conoscevano ancora i risultati del confronto diretto tra appunto Benevento e Avellino, che è finita 2-2. Subito, prima di sentire Toscano cosa ha detto, andiamo a vedere questa grafica relativa ai prossimi incontri del Catania, perché mancano 5 partite, abbiamo detto, per il miracolo sotto l'albero ci siamo portati avanti col lavoro,
5 giornate per un Natale felice. Non ne farei io però di queste, perché però ti dico, guarda, te lo dicevo io a telecamere spende. Allora, domenica Avellino Catania, okay. Poi c'è la Coppa Italia il 26 novembre. Ma sai cosa mi fa ridere di questa? Ma di questa Coppa Italia non è che puoi fare giocare i Ringalzi, semplicemente perché Ringalzi non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Andiamo avanti. Catania Cavese, Taranto Catania, Catania Potenza, e si chiude con Catania Sorrento sotto che l'altro. È la prima di ritorno. Prima di ritorno. Quindi cosa significa? Riusciamo in queste 5 partite? Riesce il Catania, secondo voi, ad annullare i 7 punti o quantomeno a mitigare questa distanza, a ridurla rispetto al Benevento? Sei. Secondo voi, Benevento 30. Cerignola in campo mentre allora, stiamo parlando, Potenza che comunque è una mezza rivelazione. Sai cosa mi preoccupa di questa classifica? Cosa? Allora, se noi dobbiamo guardare al primo posto, allora andiamo a vedere i 7 punti che ci dividono, che è un gap che è assolutamente colmabile. La cosa che più mi preoccupa è che tutte le partite contro le nostre squadre che ci stanno davanti, le squadre, sono tutte fuori casa. Tutte. Trapani, incontrerà il Potenza all'andata qua e ritorno là, il Picerno, il Cerignola, le incontrerai l'Avellino solamente all'andata, lo incontri adesso e poi tutte le altre saranno tutte in trasferta, tranne che Toscano riesce a recuperare. Io prima ti dicevo che noi siamo al momento attuale, a mio modo di vedere, che non ne capisco nulla di calcio, siamo inferiori a Benevento e Avellino, abbiamo forse anche qualcosina in meno. Ti dico una squadra. Siamo inferiori a Benevento e ad Avellino. Con il potenziale che abbiamo adesso. E andare a vincere a Potenza in quel campo trappola dove Catania ha impattato col Sorrento, sappiamo tutti, perché siccome dobbiamo tenere fuori dei discorsi ai giocatori, non glielo diciamo che in quella partita hanno giocato 11 giocatori con De Luca, vabbè, non lo diciamo, perché la coppa era tua che non gli hai pagato la fiducia, giusto? E c'è il Potenza che può dire la sua, il Cerignola che andiamo ad incontrare a domicilio, che sono delle squadre pericolose, e la squadra che più mi è piaciuta in questi 2 anni, avendola vista ben 4 volte fra Coppa Italia e campionato, è senza ombra di dubbio Picerno, che sa cosa vuole dal campo. Il Catania di adesso, senza il miglior Di Tacchio, senza il miglior Sturaro, senza secondo me uno dei migliori giocatori che è Lunetta, senza De Rose, perché questa squadra è chiaramente è un'altra. Fabio, bravissimo. Comunque guarda che sottolineerei una cosa importante, il Cerignola io l'ho vista giocare più volte fuori e dentro casa grazie alla televisione. È forte il Cerignola, certo. È una squadra messa in campo con molta intelligenza. E Peppe Raffaele sa cosa vuole dalla sua squadra. Caspita se sa. Poi il Potenza è in grande risalita. Io credo che non si possa in questa area temporale. Sai qual è la peculiarità di queste squadre? Ognuno di loro ha un grosso bomber. Caturano, che per segna sempre. Adesso anche noi ce l'abbiamo uno che facilmente andrà in doppia cifra. Ora, vorrei dire questa cosa, la gente toccherà a ferro, che capace sa sciuppia. Speriamo di no, perché dobbiamo stare anche attenti a questo. Sentiamo, non si spiegherebbe altrimenti i 30 gol che hanno fatto Cicerelli, Ciancia e Di Carmen. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Cicerelli ci dirà qualcosa tra poco. Vorrei dire una cosa io. Ma la dici dopo Toscano? Certo. Ok, ripartiamo da Cicerelli, ma prima sentiamo Toscano. Nella prestazione di squadra, nella concentrazione prima della partita, anche ieri nella rifinitura, nell'applicazione, nell'andare alla ricerca della prestazione di squadra individuale, nella voglia di ritornare alla vittoria e regalarla ai nostri tifosi, di dimostrare soprattutto a se stessi che si hanno gli attributi, perché venire da un momento non positivo come stavamo attraversando a Catania, che è una piazza bellissima, l'entusiasmo che c'è, però devi avere queste reazioni per poter fare un percorso positivo a Catania, e oggi i ragazzi hanno risposto, sono contento per loro, sono orgoglioso per loro, che so quanto soffrono, quanto voi, quanto noi, non vincere le partite che magari potevi vincere se mettevi quel pezzettino in più. E oggi sono contento per loro, per la soddisfazione che si sono regalate e che hanno regalato. D'alto o c'è? No, era inglese che ha consegnato la palla a Castellini. Poi rigore in quella maniera è una disgrazia. No, però sono contento per Alessio, ha fatto una partita straordinaria insieme al reparto, che è tornato ad essere quello determinato e cattivo che piace a loro e piace a me. No, ma il messaggio che do sempre ai ragazzi è avere coraggio, di avere fiducia, essere positivi. Se avessi fatto una partita conservativa ero
controcorrente di quello che dico sempre ai ragazzi, quindi dovevi fare delle scelte coraggiose, ma chi mi porta a fare scelte coraggiose sono i ragazzi, la disponibilità, la predisposizione, l'occhio giusto, poter sacrificarsi in ruoli che magari loro sono convinti che potrebbero far fatica, invece secondo me con la testa giusta, come Jimenez, come Dzeka, o come Raimo, o come Stoppa a fare il tre quarti, è tutta la testa che muove, muove tutto. Quando sei convinto e consapevole di quello che fai, la prepari bene emozionalmente e strategicamente, poi le cose vanno come sono andate oggi. Allora, intanto è prematuro pensare alla partita di domenica. Con la testa ci dobbiamo pensare. In campo ci andremo martedì e faremo le giuste valutazioni. Oggi ho visto una squadra, non tanto un reparto che ha fatto bene, con caratteristiche diverse, con interpreti diversi, ho visto una squadra. Quando ci metti quell'atteggiamento e lo affronti con coraggio, puoi fare qualsiasi cosa. È importante avere la consapevolezza che qualsiasi cosa è possibile se l'approcci al massimo, al meglio delle tue potenzialità. Sinceramente, poi onestamente, Jimenez ha fatto bene in quel ruolo, sia il secondo tempo a Crotone che oggi. Stoppa ha fatto bene anche in quel ruolo. È normale che dobbiamo trovare le soluzioni e fare le scelte giuste in base a quello che ti dice la squadra, che quale sia la partita che vuoi fare ad Avellino. Allora, mentre parlava Toscano, qualche primo commento da parte di Mario Conti e di Fabio Ferrito. Dobbiamo ovviamente ottimizzare. Dunque, Catania che forse ha trovato la svolta, mi devi dire sì o no? Sì. Sì per la prestazione, sì per il risultato. Se non ci fosse stato il risultato, t'avrei, alla uguale domanda ti avrei detto sempre sì. Sì. Perché finalmente sono riusciti a fare due tempi con un'intensità e delle geometrie, anche grazie o per colpa del campo. E loro sono stati meno bravi di noi, quindi svolta sì, anche perché se il Catania non avesse conseguito il risultato contro il Trapani poi sarebbe andata ad Avellino con un biglio diverso, mentre adesso vai più sereno, perché il vero avversario per il primo posto, non me ne vogliono gli amici di Benevento, è l'Avellino, troppo più forte di tutti. Tu in questo momento, se dovessi scommettere un euro, Avellino. Lo scommetteresti Avellino. Sull'Avellino. Quindi, io direi Avellino-Benevento, non è detto. Perché sarà un testa a testa, tu dici? Secondo me sì, anche se l'Avellino... Cosa ti dissi io? Che stava risalendo quando cambiò allenatore. Io ti dissi... Hanno preso l'allenatore della Primavera, io ti dissi, Biancolino. Io ti dissi, l'Avellino ancora... Noi catanesi non lo abbiamo visto. Ok, ma parliamo del Catania. Beh, anche il Catania ha preso l'allenatore della Primavera l'anno scorso, ha preso Michele Zeuli. E ha conseguito il primo trofeo della sua storia, quindi... Vero. Anche, anche questa è storia. Ma noi partiamo fortuna. Quindi un Catania più volitivo, un Catania che veramente si è battuto sudando la maglia. A me è piaciuto molto. Diciamo che primo e secondo tempo il Catania ha avuto la stessa intensità, la stessa voglia di imporre il proprio gioco. E finalmente, anche se Toscano ha rimescolato le carte e ha creato un centrocampo capace di filtrare assai meglio rispetto a come eravamo combinati, perché praticamente gli avversari prima della partita con il Trapani andavano tranquillamente a nozze, c'era un divario, un vuoto assoluto che oggi è colmato in parte grazie alla sua esperienza. Poi io sto vedendo anche dei giocatori che pensavo avessero meno skills, meno qualità, e le stanno dimostrando. Quindi questa è una squadra che si tiene e ha tenuta non solo mentale ma anche fisica. Io credo che possa far bene, però non vorremmo e non vorrei io personalmente illudere i nostri amici tifosi dicendo il Catania adesso spacca tutto. No. La risposta qua non si illude nessuno. Esattamente. Io posso dirti dove mi è piaciuto veramente la mano dell'allenatore, dove io avrei scommesso su un cambio, tutti avrebbero cambiato uomo su uomo. Dzeka, ottimo, secondo me, fra i migliori in campo, migliore assoluto, senza dubbio Stoppa, da me molto criticato. Ma poi rapido, quando, veloce. No, quando si è infortunato Dzeka, il cambio naturale sarebbe stato Guaini, invece no. Ha messo Raimo, l'ha spostato da destra, l'ha messa a sinistra, ha inserito Guglielmotti e messa Anastasio al centro a fare la coppia bella, con una bella fisicità, anche perché loro avevano gli attaccanti di colore. Poi sta attaccando di colore, quando io, non è una forma di razzismo. Ma quando li trova il Catania su proprio arruffata, ne pigliamo uno nuaccio, Suazo era sciuppiato, Caninghiele, quello che è, forse l'unico colore che ci ha regalato un sogno è stato Lulu Oliveira.
Vabbè, ma Lulu arriva ai tempi, ma adesso i ragazzi di colore se li vanno comunque, a cercare. Comunque ti dico una cosa, allora, a parte gli scherzi, dallo stadio si vedono dei movimenti. Loro avevano una tattica in avanti e stringevano Lescano e il loro attaccante, non mi ricordo come si chiama, il primo. Foll. Andavano entrambi su Di Gennaro, sì, certo, costringendo i nostri due braccetti, o Castellini o chi c'era dall'altra parte, o Anastasio, no, Gega, a convergere. Quindi dovevano entrare sulle fasce, che loro hanno un giocatore molto forte che è Bifulco, che l'anno scorso ha fatto bei numeri. Sono ben assortiti, però a leggere le cronache trapanese su chi pestirà casa. Quindi tutto il mondo è paese. Li vedremo il 26. Ma comunque poi scusami, perdonami, ma a me la difesa del Trapani non piace assolutamente. Sì, infatti è imbarcato. Guarda che il Catania ha fatto un gol che nemmeno il Real Madrid del Barcellona ha giocato, ha fatto gol con una percussione centrale che nel calcio moderno non esiste più. Sì, in bucata centrale li faceva Baggio sti giocatori. Sì, però hai visto che il Trapani quando viene risucchiato e si allarga, lascia spazi. Se noi, ma tu ci pensi, ragazzi, tu ti rendi conto che Ciccerelli ha fatto 9 gol? Ecco, parliamo di Ciccerelli. 9 gol, e ieri ho visto la partita della Ternana, ha giocato 80 minuti perché poi l'ha fatto uscire per converge, gli applausi. Converge. No, ma come una tenuta fisica mostruosa. Questa è la tesi. Appena arriva a Catania, Conti, gli succederà qualcosa, o si lascia a Camuglieri o prendere. Sì, no, ma è così. No, lo so, va bene. È così. Ma Catania, guarda, te lo dico ufficiale, ho detto a telecamere spente. Se noi avessimo preso Lescano, Lescano avrebbe fatto gli stessi gol di D'Andrea. Quando non ha fatto gol D'Andrea? Picca il niente, zero. E comunque, e guarda, così sentenziò Mario Conti. 9 gol. Cianci 7 gol, ti rendi conto? Ti faccio vedere la classifica perché devo chiudere l'argomento. 16 gol in due hanno fatto già. Vediamo la classifica. Sai cosa mi ha insegnato mio padre? Meglio rimpianto e rimorso. C'è una corrente di pensiero. Vuoi vivere di rimpianto o di rimorso? In questo momento viviamo di rimpianto e di rimorso. Sì. Non ne potevamo curare. In peggiore condizione non poteva capitarci. Benevento 30, Cerignola in campo 25 punti insieme al Potenza. Poi Avellino e Monopoli 24. E poi c'è il Catania 23 insieme al Giuliano. Insistono Picerno, Crotone e Trapani e Sorrento nella zona playoff, ricordiamo, fino al decimo posto, poi Cavese 20, Altamura 19, Casertana 15, poi zona pericolo, Foggia, Turris e Latina 14, Messina inguaiato, sesta sconfitta della stagione, 13 punti, Taranto 9 e Juventus Next Generation 7 punti. Andiamo a vedere il prossimo turno, abbiamo già visto l'appuntamento del Catania ad Avellino, quindi sarà uno scontro molto molto importante anche per capire quale potrebbe essere il futuro immediato dei rossoazzurri. Picerno, Altamura, Avellino, Catania, Taranto, Benevento, Trapani, Latina, Casertana, Giuliano, Potenza, Monopoli, Crotone, Juventus, Next Generation, Messina, Sorrento, Cerignola, Cavese e Turris, Foggia. Possiamo sperare che questa trasferta sia open, ma manco un apparare, no, zero. A proposito dei tifosi, aspettiamo notizie dalle prefetture, dalla prefettura di Avellino nel caso. Vabbè, la via Terano, quindi che aspettiamo? Il segreto di Pulcinella, me lo posso fare il biglietto? No. Non te lo posso preparare. Posso prenotare un albergo ad Avellino per vedere il mio Catania? No. Tu lo quindi sai. Che sarà vietata sicuramente, quindi sta ipocrisia, altro che sia uno storico del Catania, intanto stiamo vedendo ancora le immagini della partita, sai che il Catania era nelle mire di un imprenditore, Luca Giovannone, che poi è finita alla Nissa, ex proprietario del Torino. Lui lo cedette a Cairo e recentemente Giovannone ha detto... Ma Giovannone lo cedette a Cairo tantissimi anni 15 anni fa. E lo ha criticato dicendo in 15 anni nemmeno... Tu lo sai che se fosse venuto a Catania il primo titolo sarebbe stato Giovannone coscia lunga, no? Lo sai. E c'era un film! Ma ce lo ricordiamo! Vabbè, mica sto dicendo delle cose anni, hard. Degli anni 80. Anni 70. C'era Giovannone, Catania sarebbe scattata subito. Quindi non può bene. Non può bene. Grazie per l'ascolto e l'attenzione, me ne vado. No, ma oggi siamo contenti, sì, quindi esprimiamo la nostra a proposito felicità. Di contentezza. Ma mi piace perché Umberto lo spiazza, lui è ben contento di essere spiazzato. Volevo parlare di Luca Giovannone, presidente della Nissa, okay, il quale dopo il pareggio per 0-0 contro il Ragusa... Ha esonerato qualcuno? Ha esonerato via social con questo video il tecnico via social. Terranova. Guardiamo questo contributo. Avrei mai voluto fare questo video, purtroppo... Devo comunicare l'esonero di mister Terranova e lo ringrazio come tutta la società per lo splendido lavoro fatto l'anno scorso, un'annata straordinaria. Quest'anno
quest'anno va tutto storto purtroppo, e nonostante il suo massimo impegno, la sua massima professionalità, sono arrivato alla conclusione che bisogna fare questa svolta. Ringrazio davvero di cuore il mister, per, di nuovo lo ribadisco, per il lavoro svolto. Gli auguro le migliori soddisfazioni professionali per il futuro. Potenza dei social, dunque si esonera un tecnico attraverso i social a fine partita. Ce l'abbiamo un'oretta per vomitare tutto lo sdegno. Oggi, perché ci seguono da Caltanissetta, noi salutiamo gli amici. No, io saluto gli amici di Caltanissetta, sì. sono un tifosissimo della Nice, so che il nuovo allenatore è Giovanni catanese, Campanella. Giovanni Campanella. Però è come quello che lascia la moglie che lascia il marito per SMS, non trovo una cosa... Cioè io diretta. Sinceramente, cioè, ma la dignità, cioè io capisco i social, quando sono nato, io mi ricordo il primo profilo nel 2008, nacque, cioè, ma adesso è diventato proprio, domina le nostre vite, cioè io comunico, ho un padre di famiglia che non lavora più per me attraverso Facebook, ma tu l'accetteresti una cosa del genere? No, nel calcio però te lo puoi aspettare il licenziamento, questo sì, l'allenatore dico solo posso. Quindi Giovannone Coscialunga non viene a Catania, se ne va a Caltanissetta. No, voleva prendere il Torino, forse si vuole riprendere nuovamente il Torino, lui è nato a Ceccano in realtà, lui è Ciociaro. Ceccano è in Ciociaria. Ci sono i bersaglieri, la squadra. Ecco. E tra l'altro dico, trattato anche presentando un business plan. Io nasci a Catania, non nasci nei Ravioli. Che significa? Io vorrei portare a termine questa puntata. Okay. Volevo parlare della Viola Caricotta, che è sempre meglio di Giovannone. No, dicevo che Giovannone presentò anche un business plan per il Catania nel periodo in cui. Ma se ci avessi pensato potevo farlo anch'io, io, Mimmo Vamba, Tore Siracusano, facevamo un business plan. Tanto tutti questi business plan nessuno l'ha rispettato. Per riportare il Catania in A. Nessuno si riempie sta bocca, facciamo un business plan. E poi ti poni all'attenzione. No? Allora, vediamo... Io non riesco più ad andare avanti. Ma perché? Chi stai dicendo? Diamo la linea alla regia. Ah, vai Lucy, ci presentiamo, vediamo un business plan. Abbiamo da vedere Siracusa Licata e Paternò Acireale, però io vi saluto prima. Sì, sì. E quindi così... Anche perché io... Che vuol dire che non mammete più? No, sì, no. Sono rimasto spiazzato dai ravioli. Io adoro che tu sei spiazzato. Noi aspettiamo assolutamente che i giocatori possano impegnarsi come hanno fatto col Trapani. Recupereremo qualche cosa. Siamo in attesa... siamo accanto a loro, con loro, ma davanti alle loro responsabilità. E soprattutto aspettando da Andrea Mondalto e compagnia bella che inglese sia tenuto proprio, non deve fare manchi pattitella che oggi vedo inglese, gioca solo la domenica, così ce lo preserviamo, perché è molto importante inglese. Ma poi se capissero che vuole la palla in attimi in cui stoppa avrebbe la possibilità di metterla lì, stoppa l'ha capito. A proposito, ti è piaciuto il ruolo di Jimenez? Andava forse chiudere questa trasmissione? No, non mi fai chiudere questo ma segmento. Ma Jimenez ti è piaciuto? A me sì. A me sì, però in una posizione diversa. Però non deve uscire più palla al piede, perché la gente era infartuata. Cioè, avete riaperto l'argomento. Scusa, siamo capi a parlare dopo Catania. Okay. Paramo da Nissa. Oh. Non conosco i giocatori della Nissa. Va bene, i biancoscudati. Allora, ringrazio Fabio Ferlito. Grazie, io ringrazio te e ringrazio un saluto... coloro i quali ci ascoltano. Bene. E hanno la pazienza di ascoltare. Un saluto particolare da Dino Catalano, Caffè Dolcezze, figlio del mitico cavaliere Mimmo Catalano. Mimmo Catalano. Se te lo ricordi. Me lo ricordo. E dunque ti saluto e ti fai i complimenti. Grazie. E un saluto. Questa è l'ultima puntata in cui vedete Mario Conti, però io sono molto amico con Lucy Gullotta. E quindi sarà qui anche poi. Prossimamente. Quindi quando mi invita Lucy vengo. Benissimo. Grazie sempre Umberto. Questa è sempre casa tua, casa vostra, perché comunque sostenete l'informazione libera, nel senso con i vostri pareri, con le vostre testimonianze, non soltanto per il calcio, ma anche e soprattutto è una cosa che voglio dire, io sono arrivato 3 secondi fa, non ci mettiamo mai d'accordo su nulla, e mai, questo lo voglio dire perché circolano tante sciocchezze su dei professionisti come Umberto. Umberto non mi ha mai detto nella sua vita puoi dire questo o devi dire quest'altro. Oh, non tocchiamo questo argomento. No, ma non sarei qua. Questo lo devo dire. Scherziamo, ridiamo. Siracusa Massima Licata, libertà. Siracusa Licata e Paternò Acireale. Grazie Mario, grazie Fabio. Grazie a te. Alla prossima.